Andiamo adesso a seguire l'atleta rappresentante l'Austria, Kerstin Frank. Kerstin Frank è quindicesima dopo lo short program, quindicesima quindi ha un punteggio di 49,60. Lei ha 24 anni. La campionessa nazionale austriaca sta finendo i suoi minuti di presentazione, si porta ovviamente al centro del ghiaccio, hanno un minuto esatto da quando vengono chiamate sino al momento in cui viene iniziata la musica, decide al via la musica. Noi abbiamo proprio il countdown davanti. Countdown? Sì, sì, è proprio per loro. Grande la potenza di questa atleta, molto di forza. Buon triplo Lutz iniziale. Triplo Salchow, doppio Tolik. Triplo Tolup, doppio Tolup. Lo salto bene. Triplo Tolup, doppio Tolup, doppio Tolup. Axel. Altro doppio Axel.
brava. Guarda, contentissima Kerstin Frank, anche questa atleta si allena ad Ovest, tutte che tu conosci. Sì, assolutamente. La particolarità di questa atleta austriaca, Franca, tu che l'hai avuto modo di vedere in allenamento? È proprio quella che dicevo all'inizio, molto potente, grande velocità, grande altezza dei salti, beh, lo si vede già dalla sua struttura fisica, no? Non potrà mai pattinarci Giselle, per dire, però pattina questi pezzi molto potenti, inserisce questo triplo Lutz all'inizio, che è un po' il suo salto più difficile, più forte, lo inserisce per forza lì all'inizio, perché poi dopo, da metà in poi, probabilmente non ce la farebbe più. Però stavolta veramente completato bene anche la seconda metà di programma, perché sì, comunque, programma pulito, perché comunque anche dalla metà in poi ci sono un triplo salco, un triplo toe, doppio toe, doppio tollup e due doppi axel, quindi diciamo non è calata nella seconda metà per niente. No, ha fatto veramente un ottimo programma. Adesso volevo andare proprio a vedere il suo season best per questo programma, 85.09 per il libero. Già vedendo il punteggio sul quale stanno lavorando i giudici, per lei sarebbe sicuramente il suo miglior punteggio. Sì, penso proprio. Ha fatto un'ottima prova. Sì. Anche lei, 24 anni, e diciamo in questo gruppo vediamo tante bambine, ma poi insomma ci sono anche le atlete più mature, 24 anni, lei è la campionessa nazionale nostra. Sì, ha sempre i components un po' bassi, perché ci sono poche transizioni in effetti nel programma, molte rincorse un po' a vuoto, però potenza la sua caratteristica principale. Allora vediamo e aspettiamo il suo punteggio per vedere. Per il tecnico Elements per il mondiale, per vedere chi in questo momento sarebbe in grado davvero di poter andare al mondiale, di poterlo ottenere. Ottimo, sì, guarda, era quello che aspettava, sì. Era quello che aspettava. Hai visto il minimo superato, sì, 51,73, sì. 48 era necessario, davvero c'è una grande soddisfazione per questa atleta straordinaria. 51,73 il tecnico Elements, guarda com'è contenta, bellissimo. 42,23 per i components, 93,96, assolutamente, veramente il suo personal best è 85,09, quindi insomma potete capire anche a maggior ragione la gioia di questa ragazza che ha ottenuto il minimo tecnico per andare al mondiale per quanto riguarda il free, con 143,56 va anche proprio in prima posizione.